Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo il video tag 50 domande su di me, così dato che sono nuova di YouTube, imparate a conoscere un po' meglio. E sono 50 domande, quindi sono veramente tante, parto subito, altrimenti viene un video di 20 minuti. Quindi buona visione e al prossimo video. Come ti chiami? Eleonora, mi chiamo Eleonora. Quanti anni hai? 21. E non datemene di più, vi prego, non datemene di più. Pensi di essere bella? Bella no, penso di essere nella media, insomma, nella media delle ragazze della mia età. Non credo di essere Belen Rodriguez, ma non sono nemmeno, insomma, Mariangela di Fantozzi, ecco. Pensi di essere simpatica? Sì, penso di essere simpatica comunque. Sì, credo di essere simpatica. Pensi di essere intelligente? Sinceramente sì, penso di essere intelligente perché faccio un po' un resoconto di tutte le persone che incontri in giro e sì, in realtà penso di essere abbastanza intelligente. Anche se non lo dovrei dire magari, perché non è bello che uno si vanta da solo, ecco. Però no, l'intelligenza credo che sia nelle mie corde, comunque. Pensi di saperci fare con l'altro sesso? Questo è un po' complicato. Allora, pensi di saperci fare? Sinceramente, parlo per esperienza, per tutte le esperienze che ho avuto, che non sono poi così tante. Sì, insomma, sì, sono abbastanza ammaliatrice quando mi va. Quando non mi va, no, cioè ti levo proprio dalle scatole, stammi 50 metri lontano, no? E quindi, cioè, se ho intenzione di farmi vedere da un ragazzo, se ho intenzione di farmi notare, sì, ci riesco. Però non sempre poi queste cose vanno a buon fine, quindi saperci fare secondo me vuol dire anche molto altro. Quindi un po' sì, un po' no, dai. Segno zodiacale, Bilancia. Sole o pioggia? Sole, sole, perché il sole dà vita, anche la pioggia, però il sole è veramente bello, cioè quando tu ti alzi vedi il sole è come se vivessi due giornate e non una, perché il sole dà felicità, ti mette proprio buon umore. Poi io amo anche la pioggia, però se devo scegliere sole. D'altronde il mio canale si chiama Sunshine, proprio per fare un'esplosione di felicità. Quindi, stagione preferita. Stagione preferita, io adoro, se non fosse per il freddo, piccola postilla, l'inverno. L'inverno perché adoro il Natale. Per me il Natale è qualcosa, la festa più bella in assoluto. Quindi l'inverno. Cioccolato bianco o nero? Assolutamente nero, ma non fondente, perché non amo il cioccolato fondente, io amo il cioccolato al latte, ok? Quello bianco mi fa proprio schifo, non mi piace, sembra di mangiare zucchero, zucchero no, troppo dolce, troppo dolce. È più facile ridere o piangere? Assolutamente piangere, cioè molto più facile piangere perché io la interpreto così questa domanda, è più facile piangersi addosso o essere felici, comunque nonostante tutto vada male, essere un po' positivi. Secondo me è molto più facile lamentarsi, essere noiosi, far sentire in colpa gli altri quando in realtà non ci si dovrebbero sentire, quindi secondo me è molto molto più facile piangere, molto. Il problema è che non dovremmo mai farlo. Comunque, andiamo avanti. Recita la frase di un film che ti piace. Io non guardo film, cioè a me i film non piacciono molto. Non è una cosa che mi intrattiene, piuttosto guardo un cartone. Però, guarda, siccome la frase di un film non ce l'ho, vi dico la frase di una canzone, perché adoro la musica, quindi vi dico la frase di una canzone che secondo me è molto bella, è una canzone di Elisa, si chiama Qualcosa che non c'è e la frase è: il segreto è
fare tutto come se vedessi solo il sole, ovvero riuscire sempre a capire che la vita in realtà è positività, nonostante tutto. Film preferito? Film preferito, ho detto, non guardo molto i film, però ce n'è stato uno che mi è piaciuto tantissimo, è molto frivolo, molto così, e si chiama I Love Shopping, mi piace tantissimo, proprio bello quel film. Poi, allora, libro preferito. Il mio libro preferito, io leggo tanto, il mio libro preferito è Susanna, allora, il titolo è Per sempre di Susanna Tamaro. Ora, magari riesco anche a farvelo vedere, magari. Visto? Se non si vede vi metto una foto. Ok, mi piace tanto perché è veramente intenso, poi Susanna Tamaro fa dei libri assolutamente perfetti, secondo me. Quindi sì, assolutamente lui. Se vi va, acquistatelo e leggetelo perché è troppo bello. Poi, cantante preferito? Difficile. Mi piacciono tantissimi cantanti perché, come vi ho prima detto, adoro la musica, vivrei per la musica, quindi sceglierne uno è quasi un'impresa impossibile. Almeno dai, due, faccio un maschio e una femmina, almeno facciamo così. Quindi, maschio, Michael Bublé, mi piace da morire, ma me ne piacciono tantissimi altri, però devo dire uno. Femmina, Giorgia in assoluto, secondo me è bravissima, è qualcosa di fenomenale. Sì, Giorgia. Ti arrabbi facilmente? Ammazza, sì, mi arrabbio molto facilmente. E il problema è che penso sempre comunque di pensarci anche su. E invece forse sì, mi arrabbio facilmente. Non sopporto la gente lenta, la gente pacata. Cioè non pacata, quelli pacati mi stanno anche bene. Non sopporto quelli che, tipo, se io chiedo una cosa con gentilezza, non è che ti chiedo, passami il sale. No, scusa per favore, puoi passarmi il sale? Ecco. E quello mi ci mette 10 minuti. Cioè. Basta, mangio senza sale, fa niente, capisci? Cioè, vabbè, esempio così molto stupido, ma credo che renda l'idea. Hai qualche vizio? Vizio? Ma no, sinceramente no, non ho vizi. Non ho vizi. Un comportamento che mi dà fastidio. Allora, un comportamento che mi dà fastidio. Quello che ho detto prima, le persone lente, le persone molto molto lente che ti fanno attendere, che ti fanno aspettare una vita prima che ti dicono quello che pensano. Tu chiedi un parere e questi ci mettono 20 minuti a dire cosa pensano, quindi no, non lo sopporto. Ma anche le persone per niente umili, quindi quelle che no, io sono bravo, io sono bello, io so fare questo, no, a me mi riesce meglio di tutti, no, non le sopporto proprio queste persone. Fatelo dire dagli altri, cioè. Poi, sei superstiziosa? Ni. A volte sì, a volte no, però per la maggior parte forse no, forse no. La tua meta da sogno, la mia meta da sogno, Bora Bora. Chi non vorrebbe andare a Bora Bora? Cioè, Bora Bora, assolutamente Bora Bora. Sei mai stato innamorato? Sì, lo sono tuttora, quindi sì. Credi nell'amore? Certo, bisogna credere nell'amore, mi raccomando. Non fate, no, io non credo più nell'amore, per carità, appena vi va male una storia, invece no. Bisogna credere nell'amore, altrimenti se non ci credi non accade. Animale preferito? Il cane, mi piacciono i cani. Hai mai avuto il cuore spezzato? Sì, ho avuto il cuore spezzato e più di una volta, quindi. Hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Purtroppo credo di sì. Credo di sì, non volendo però. Ti sei innamorato del tuo miglior amico? No, io non mi sono mai innamorata del mio miglior amico, perché comunque. Cioè, come dire, io l'amicizia la tratto in un modo e l'amore in un altro, quindi
So che capita a qualcuno, però dal momento che io decido che tu sei mio amico, significa che potrai essere solo mio amico, capisci? Quindi no, non mi sono mai innamorata del mio migliore amico. Mare o montagna? Mare, mare. Fiore preferito? Allora, i fiori mi piacciono tanto, mi piacciono tantissimo. Il mio preferito credo sia l'orchidea, perché ha questi colori molto vivi, molto belli. Poi ha questa forma molto strana, mi piace tantissimo, bellissima. E ha poche foglie, odio le foglie. Ok. Poi, hai avuto più di 5 relazioni serie? No, ne ho avute 2, quindi no. Colore preferito? Blu. Il blu, assolutamente. Il colore del cielo. Sei felice? Sei felice ora, nel senso in questo periodo? Sì, sono felice. Ho molti motivi per essere felice, forse ne ho altrettanti per non esserlo, però sì, sono positiva, io sono una persona positiva. Se ci riesco, tento di essere una persona positiva. Allora, ti piace nuotare? Allora, sì, mi piace nuotare, ma nell'acqua bassa, dove riesco a mettere i due piedi perché non ho resistenza. Quindi mi piace nuotare, cioè se io avessi una piscina tutta di 1,5 m, dato che sono alta 1,65 m, sarei felice, felicissima. Però tutte le piscine purtroppo hanno quella cosa che poi sprofondano e ecco. Sì, però mi piace nuotare, mi piace tanto. Qual è il tuo difetto peggiore? Il mio difetto peggiore, ma ne ho molti, quindi trovare quello peggiore è un po' complicato, non ho un difetto peggiore, tutti sono peggiori, non lo so, forse il fatto che non ho molta pazienza, sì, penso quello, sì, credo quello. Il giorno più bello, il giorno più bello, il giorno più bello. Non è che c'è stato proprio un giorno, però insomma è il periodo in cui io e il mio ragazzo abbiamo deciso di fare casa e di mettere radici, ecco, insomma sì, quello lì, il giorno più bello. Il giorno più brutto, il giorno più brutto, ce ne sono stati tanti purtroppo, quindi anche qui scegliere il più brutto è un attimo complicato. Però il giorno più brutto, penso, quando è morta mia nonna, credo, sì, credo sia stato quello il giorno più brutto. Profumo o odore preferito? Allora, mi piace molto l'essenza del patchouli, il frangipane, quelle monoidi tahiti, no? Quelle fragranze molto molto esotiche, sì, quelle lì. Hai già festeggiato il compleanno? Sì. L'ho già festeggiato. Hai mai fatto diete proprio serie con tanto di dietologo, eccetera, eccetera? No. Però magari ecco, da sola ho cercato di moderare. Il mio problema non è tanto la quantità, è mangiare male, quindi se proprio tento di mangiare meglio, quindi non meno perché non mangio tanto, quindi meglio, sì, meglio. Tento di mangiare meglio. Hai mai fatto ripiccole? Tranne a Capodanno, no, mai, perché non sono una che non amo andare in discoteca, non amo andare in giro la notte, quindi no, non ho mai fatto ripiccole. Ti sei mai lasciata condizionare? A volte sì. Però quando l'ho fatto comunque ho ragionato su quella cosa e ho detto che forse era la cosa giusta. Sono una che volendo cambia idea, non è che ho la mia idea, pertanto gli altri non capiscono niente. Secondo me cambiare idea a volte cioè, è segno di maturità. Ora, non dico essere una banderuola, però cambiare idea qualche volta non credo sia poi così negativo. Com'è la tua colazione? La mia colazione è molto normale. Allora, quando tento di mangiare meglio,
praticamente mangia della frutta, quindi non so, mandarino, quello che c'è insomma di stagione. Altrimenti vado sui dolci, sui dolci molto calorici. Vabbè, eppure quello è un piacere della vita, credo, no? Hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? No, io non mi pento mai delle mie scelte, nonostante a volte mi hanno portato a star male, però non mi pento delle mie scelte perché penso che ogni cosa serva, ogni scelta serva nella vita, perché andare sempre sulla strada facile non ti fa scoprire chi sei veramente. Quindi, pentita? Assolutamente no. Hai delle manie? Non ho delle manie. No, non ho delle manie. Del tipo voglio tutto in ordine, voglio tutto pulito. No, pulisco, metto in ordine, ma non sono una maniaca del pulito, tantomeno dell'ordine, tantomeno di nient'altro. Quindi no, non ho delle manie. Hai viaggiato all'estero? Sì. Sono andata in Spagna, in Francia, poi dove cacchio sono andata? Sì, ho detto sì, come se fossi, non so, una viaggiatrice, però sì, sono andata fuori Italia, credo solo in Spagna e Francia, poi con la scuola, capito? Cosa vorresti dalla vita? Dalla vita? Allora, troppe cose probabilmente. Molte le ho già, quindi non vorrei chissà che cosa oltre a quello che ho. Vorrei una famiglia felice, vorrei che tutte le persone intorno a me, le persone che amo, siano felici, realizzate, contente, vivano con positività. Vorrei più positività in questa vita. Io tento di darla, poi. Tento di darla anche a voi. Dove vorresti vivere? Io vorrei vivere esattamente dove vivo. Non vorrei vivere da nessun'altra parte perché per me casa mia è il posto più bello nel mondo. Non più bello, però dove io mi sento più felice. Vorrei vivere esattamente dove vivo. La tua parola preferita? La mia parola preferita è positività, l'ho già detto, è positività. Sì, felicità, positività, insomma, tutte queste cose molto gioiose. C'è una vita dopo la morte? Lo spero bene che ci sia una vita dopo la morte perché veramente mi arrabbierei perché non posso credere che sia tutto qui. Cioè, già è così magica questa vita, no? Se vai a vedere a volte veramente dal fiore che nasce alla sua perfezione, al cielo, comunque tutte queste cose molto naturali, già qui. Io noto una magia che non può essere terrena, quindi credo assolutamente che ci sia qualcosa dopo la morte e il problema è guadagnarselo in questa vita, quindi sì, però credo che ci sia qualcosa di molto bello. La parte del tuo corpo che preferisci? Non c'è una parte, credo. Forse gli occhi perché mi dicono, poi io non lo so, mi dicono che sono molto espressiva, quindi dai miei occhi si capisce se una cosa mi piace, no, quindi cioè si capisce cosa penso dai miei occhi. Questa cosa è un'arma a doppio taglio perché comunque molte volte non dovrei far capire proprio palesemente cosa penso, in realtà non ce la faccio. Però col tempo, con gli anni, ho imparato un po' a placare questa cosa. Ultima domanda, per cosa ti batteresti fino alla morte? Per la mia famiglia, per il mio ragazzo, per le persone che amo, anche per me stessa, sinceramente sì, anche per me stessa, perché bisogna amare se stessi in primis per amare gli altri. Quindi sì. Sicuramente per le persone che amo, per nient'altro, per nient'altro. Quindi, se vi ho tenuto compagnia, mi fa piacere. Ci vediamo al prossimo video, che non so ancora di cosa tratterà, perché vado un po' così, io a ruota libera. Quindi, se vi va, iscrivetevi e seguitemi. Un grosso bacio, ciao ragazzi. Ciao!